Rondon. Ai, que dor no peito! Basicamente, pôr um pino na grande área e esperar e estar contra o pino para ver se a bola ressalta para a baliza e... Xeramo! Essa foto não te favorece, mano! Parece que tem Jesus na testa. Se conseguires bater as asas, voa, Jaconé! Parece, às vezes espirra assim. Temos o Zane. 41 de corrida. 41. 41. 41. Foi ao Solário. Oh, Mário! Foste ao Solário! Oh, Mário! Já voltaste do Solário! Este gajo é muito aquilo! Há-te cá vir! Tens um corte de cabela muito bom! Que é isto, meu? Este foi apanhado de surpresa. Não estava à espera de ser tirado à foto. Eu, quando vou sair com uma dama, sou muito cavalheiro. Abre-lhe a puerta. Del carro. Seu parolo. Olha, em vez de te preocupares tanto com o penteado, se começasses era a treinar velocidade, é que fazias bem, otário. Duglão, você não tem que ser tão sério na vida, mano. Você pode sorrir. Que a vida é este cabelo. Você pode sorrir, Duglão. Você é bonito, você é um cara bonito. Por acaso, quando jogo... League of Legends, gosto de jogar de cork. Orienta aí um cigarini. Que eu estou com vontade de fumarini. Luca Cigarini, primo giorno vero di ritiro, si comincia a sudare, si comincia a faticare, anche se mi sembra che anche al centro Bortolotti di Zingonia non si scherzasse. Sì, hai detto bene, è il primo giorno di ritiro qui su Arovetta, però anche quando eravamo giù a Bergamo abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo sudato come è giusto fare in questo periodo dell'anno. Luca, grande accoglienza da parte dei tifosi atalantini, grande accoglienza anche nei tuoi confronti, nei tuoi riguardi. Ci teneva la tifoseria che Cigarini restasse a Bergamo e diciamo che Cigarini è stato di parola. Sì, fa enormemente piacere vedere tutto l'affetto che c'è intorno a questa squadra e soprattutto, come hai detto tu, anche a livello personale sono rimasto colpitissimo dalle emozioni che mi sono arrivate in questi giorni. E ora tocca a me dimostrare che questo affetto me lo possa meritare. Campionato che sarà, come difficile prevederlo adesso, però sicuramente forse più difficile rispetto all'anno scorso, anche in virtù delle neopromosse. Sì, hai detto bene, l'anno scorso partivamo con un meno 6 che forse in confronto al meno 2 può sembrare poco, che il meno 2 può sembrare poco, invece questo meno 2 può veramente far pesare, nel senso che il livellamento del campionato delle squadre si è quasi pareggiato, sono venute su squadre importanti e quindi sarà dura, come hai detto tu probabilmente ancora più dura dell'anno scorso. Però l'Atalanta c'è, il gruppo c'è, lo ha dimostrato l'anno scorso e clima qual è? Voi che lo vivete dal di dentro, nello spogliatoio? No, come hai detto tu, la squadra c'è e noi siamo pronti a dare battaglia a tutte le squadre, a far vedere che l'Atalanta è l'Atalanta, che vuole diventare una squadra importante del campionato italiano e rimanere in pianta stabile in Serie A e poi dopo magari toglierci delle soddisfazioni importanti.